La scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti è stata una delle protagoniste della tappa di Matelica, la decima della quinta edizione della rassegna Non a voce sola, rassegna di filosofia, narrativa, arte e musica dedicata al dialogo fra generi, ideata e diretta da Oriana Salvucci. È stata una serata davvero intensa. Sì, io sono stata catturata anni fa da Oriana Salvucci e per fortuna non mi sono mai più liberata, perché è una cosa molto bella questa manifestazione. Stasera è stato interessantissimo, cioè questa, mi è piaciuta moltissimo questa giovane scrittrice Maura Chiulli, mi è piaciuta moltissimo la sua editrice Francesca Chiappa e delle edizioni H, perché sono ragazze. Si parla tanto dei giovani e spesso sono cretini come i vecchi, voglio dire. È molto importante vedere veramente tanta passione e tanta abilità e tanto talento. Quando ha parlato Maura Chiulli c'era un silenzio in questa piazza di 400 persone che veramente era interessante. Passava proprio, sentivi proprio l'ala della letteratura che ti passava. E quindi, come dicevo prima anche in piazza, ci sono queste amiche di Non a voce sola che fanno qualcosa di molto bello e anche di molto lieto alla fine, nel senso che poi alla fine sono sempre delle gran feste di piazza. E non parliamo poi di Cinzia Pennesi, di questa dea bionda che con tutti i talenti del mondo proprio mi nerva. E proprio questa sera qui a Matelica abbiamo anche scoperto che suo padre Alvaro Alberti è nato da queste parti. Non è un uomo famoso, era un professore di matematica, giocava molto bene a poker e faceva dei gran gol, era centravanti, faceva dei gran gol da mezzocampo con una squadrina che c'erano 10 persone a vederla. Cinzia Pennesi, assessore alla cultura, ha creduto in questo appuntamento? Sono una grande amica di Non a voce sola e ho sostenuto nella collaborazione anche Oriana dalla prima edizione, quindi sono molto contenta, orgogliosa di portare questo appuntamento altamente culturale, anche molto a tratti affabulatorio, a tratti di conoscenza anche molto profonda, e qui a Matelica, dove scopriamo poi ha avuto i natali il padre di Barbara Alberti, quindi ci fa molto piacere. Hanno aperto la serata la scrittrice Clara Schiavoni e Daniele Salvi, che hanno presentato l'originale romanzo storico Sono tornata, dedicato ad Elisabetta Malatesta Varano. Che figura femminile è nel suo libro questa donna? È una donna che può rappresentare e la donna antica e la donna moderna, noi tutte donne, perché raccoglie in sé tutte le qualità fondanti, le caratteristiche positive di noi donne, che siamo resilienti, non molliamo la presa, andiamo avanti, cerchiamo di superare gli ostacoli e di superare dolori, perdite con coraggio, determinazione e resilienza, appunto. E c'è stata anche una grande ricerca storica dietro questo romanzo. Sì, è durata circa 3 anni. E grazie all'indicazione che mi ha dato lo storico Camerte, professor Pierluigi Falaschi, anche l'avvocato De Rosa di Camerino, uno storiografo più giovane, e un amante della storia di Visso, Valerio Franconi. Quindi insieme a loro e poi alla mia ricerca storica nei vari archivi, biblioteche, ho creato il quadro completo della situazione e in mezzo Elisabetta. E quanto tempo ha impiegato quindi a scrivere il romanzo? In tutto 5 anni. Qual è stata la sua impressione, qual è la sua vicinanza a questa rassegna? È stata una bella serata, molta gente, molto attenta e presente fino alla fine, quindi è una bella iniziativa che ha arricchito la rassegna, che è una delle più originali che abbiamo nelle Marche, forse unica nel suo genere, questa volontà di far ragionare i generi e di, come dire, coltivare il pensiero della differenza, il pensiero di genere in una ottica dialogica nel confronto sia multidisciplinare tra le arti, sia nel dialogo proprio tra uomini e donne nel nuovo millennio. Quindi una iniziativa meritoria, la Regione Marche l'ha sempre sostenuta fin dall'inizio, proprio perché è unica e originale, quindi siamo alla quinta edizione e ogni volta il riscontro di pubblico è sempre forte.
Altre protagoniste della serata sono state l'editrice Francesca Chiappa e la scrittrice Maura Chiulli, che hanno presentato la loro avventura editoriale 10 giorni. Beh, è un romanzo assolutamente denso, un romanzo che racconta tante storie di vita che si esprimono tutte in un tempo piccolissimo, che è questo dei 10 giorni, che è un invito a tornare poi nelle stanze più nascoste, più piccole di noi stessi. Francesca Chiappa, direttrice dei marchi editoriali H e Nuova Giuridica, hai raccontato la tua esperienza, cioè come ti sei avvicinata a questa casa editrice, una casa editrice che è molto attenta all'attualità ma anche ai giovani. Qual è esattamente il progetto editoriale per te? Il nostro progetto editoriale è un'indagine sulla contemporaneità e lo facciamo sì con autori molto giovani, ma in realtà anche attraverso dei recuperi del Novecento italiano. Seguiamo quindi due direttive che sono entrambe rivolte verso la ricerca della contemporaneità. È stato un appuntamento molto intenso, sicuramente anche molto significativo, diciamo, dal punto di vista della rassegna. Abbiamo iniziato con il bellissimo romanzo storico di Clara Schiavoni su Elisabetta da Varano, quindi un intreccio di amore e potere e anche un modo differente di vedere il potere gestito da una donna, il potere come servizio. E poi praticamente la presenza fondamentale e veramente, diciamo, importante di questa scrittrice Maura Chiulli, che ha fatto questo libro 10 giorni, che è effettivamente, diciamo, il manifesto del desiderio inteso nel senso etimologico del termine. E poi, diciamo, la grande, eccezionale e pirotecnica nonché mia maestra di vita Barbara Alberti. E quindi sì, una serata densa praticamente di presenze significative e anche particolarmente, diciamo, in linea con il filo rouge della rassegna e con la famosa prospettiva di genere che, come dicevo inizialmente, il pensiero della differenza è un pensiero per donne coraggiose, è un pensiero per donne forti, è un pensiero praticamente che non cerca rivendicazioni e non cerca neanche colpevoli, è un pensiero che mette la libertà delle proprie scelte nelle mani di ogni donna e di ogni uomo.